Ciao a tutti da Poderock, in questo video andremo a vedere come disabilitare i cookie da Google Chrome. Per prima cosa capiamo cosa sono questi cookie. I cookie, diciamo, sono dei dati che vengono raccolti dai vari siti web, di solito per offrire opzioni come per esempio la lista della spesa quando acquistate online, oppure, nel caso peggiore, è quello di salvare i dati dal vostro computer per utilizzarlo a scopi pubblicitari. Per esempio, non so se ve ne siete mai accorti, quando navigate in un sito, per esempio eBay, e cercate un qualcosa, dopo se andate su un altro sito vi vedete il banner pubblicitario che mostra, guarda caso, l'oggetto che stavate cercando su eBay. Ecco, in questo video andremo a vedere come evitare che ciò avvenga. E appunto disabilitando i cookie. Andiamo in personalizza e controlla Google Chrome, impostazioni. Fatto questo, andiamo in giù e troviamo mostra impostazioni avanzate, privacy, impostazioni contenuti. Abbiamo la possibilità per prima cosa di impostare appunto i cookie, quello che vogliamo fare in questo video. Per la prima opzione, quello di permettere il salvataggio dei cookie sul nostro computer da tutti i siti web, e ci dà l'opzione come consigliata. Ma dato che noi vogliamo proteggere in qualche modo, tra virgolette, la nostra privacy, abbiamo la possibilità di scegliere varie opzioni. Allora, per prima cosa volevo parlarvi di questo blocca cookie di terze parti dati dei siti web. Questo solitamente serve nel caso, per esempio, siete su un sito eBay, per esempio, e volete evitare che vi salvi i cookie, e quando andate a navigare su un altro sito web vi compaia nella pubblicità proprio il prodotto che stavate cercando, per esempio su eBay o Amazon o qualsiasi tipo di sito che vende online. Quindi, se spuntiamo blocca cookie di terze parti, abbiamo la possibilità, tra virgolette, di salvarci diciamo da siti che non vogliamo che prendano dati dalla nostra navigazione. Poi abbiamo impedisci di impostare dati. Questo qua impedisce a tutti i siti di salvare i cookie. Lo svantaggio è che se per esempio utilizziamo la lista della spesa di Amazon o eBay o qualsiasi altro sito web che ci permette di acquistare prodotti, di solito se disabilitiamo i cookie non ci salva i prodotti che abbiamo messo nel carrello. Oppure, quando memorizzate una password per un accesso a un sito web, dovete ogni volta fare il login in quanto avete appunto disabilitato i cookie. Quindi fatelo questo solo in caso proprio non volete che nessuno salvi qualcosa sul vostro computer. Memorizza i dati locali solo alla chiusura del browser. Diciamo è utile, ma non tanto, in quanto comunque i siti di pubblicità nel frattempo hanno già raccolto i vostri dati. Però una volta che chiudete il browser c'è la possibilità che il sito pubblicitario salvi solo temporaneamente, dopo quando vi collegate non vi compaiono, diciamo, le cose che avete visitato in altri siti web. Per cui, in base alle vostre esigenze, potete scegliere appunto quello che volete. Se proprio volete togliervi i cookie per sempre dal vostro computer, mettete impedisci ai siti di impostare dati, cliccate fine e avete risolto il problema. Infine, tornando all'impostazione contenuti, abbiamo la possibilità di gestire le eccezioni. Se clicchiamo gestione eccezioni, abbiamo la possibilità di aggiungere dei siti e permettergli di salvare i cookie. Oppure abbiamo la possibilità di cancellarli all'uscita una volta che chiudiamo Google Chrome. Per esempio, metto www.google.it, cancella all'uscita, fine. Quando chiuderò Google Chrome, i cookie si cancelleranno. Poi abbiamo tutti i cookie e i dati dei siti. Aspettiamo il caricamento e ci mostra tutti i cookie che sono stati salvati dai vari siti che abbiamo visitato. Abbiamo la possibilità di rimuoverli tutti,
con questo pulsante, fine, e il gioco è fatto. Detto questo, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Se volete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ricordatevi di lasciare un bel mi piace. Se avete dubbi o domande, non esitate a scriverlo nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video.